Posso rianimarti. Non da quando... Guardiano, la luce è persa. Hanno preso la città. Il viaggiatore. Tutto. La Legione Rossa sta uccidendo i guardiani senza luce. Dobbiamo andarcene subito di qui. Levo una trasmissione d'emergenza con delle coordinate. Stanno evacuando il pianeta. Dobbiamo andarci subito. Avevano scelta senza i loro poteri. Potremmo essere stati noi. Guardiano, se tu dovessi morire, non potrei rianimarti. Dobbiamo stare molto attenti. Thank you.
stavolta quel falco. Ma ci sta seguendo. Non siamo noi a seguire lui. Guarda un po' che cosa abbiamo qui per terra. Le cose devono essersi messe male. E quello è il segnale. Gente in marcia! Ma aspetta! Dove state andando tutti? Il più lontano possibile da qui. Quel falco appartiene a te. Mi chiamo Othorn. E questo è Luis, il nostro miglior pilota. Invece tu? Puoi volare? Avrai bisogno di uno di questi. È ora di renderti utile, guardiano. Ok, gente, scaldate i motori! Il viaggio sarà lungo! Vedi, viaggiatore, tutto ciò che ho fatto, graziami con la tua luce. Prendi posto al centro del mio impero. Accoglimi, e i guerrieri della Legione Rossa diverranno i veri guardiani. Dominus, la città è sicura. Chi è fuggito verrà catturato. E i superstiti rimasti sono stati giustiziati.
La vittoria, come tutto il resto, spetta solo a te. La vittoria è tanto mia quanto tua, vecchio amico. Tutto ciò che rimane è il completamento della gabbia intorno alla grande macchina. Poi inizieremo l'estrazione del suo potere e in seguito lo utilizzeremo per i nostri scopi. Lo chiamano il viaggiatore. Io direi che le altre civiltà avevano un nome più accurato. Le sue funzioni possono essere controllate e sfruttate, come abbiamo chiaramente dimostrato. Eppure credono che sia un dio. Dominus. Gaul. Abbiamo passato la vita, io e te, a lavorare per riplasmare la società e per riformare il nostro popolo. Abbiamo ricostruito un impero quasi distrutto dall'ingordigia e dalla corruzione di Kalus. Non vi è niente nell'universo più maestoso di te. La Legione Rossa otterrà il potere di quella macchina. Tu diverrai imperatore. Che cos'altro potresti desiderare? Desidero parlare con il mio ospite. Prossima fermata, zona morta europea. Sarà la nostra nuova casa per un po'. Guarda, lo riconosci? È lì che dobbiamo andare. Quello. Lo chiamano il frammento del viaggiatore. Io lo chiamo posto dove è meglio non avvicinarsi. Sono grata di vederti incolume. Mi chiamo Tyra. Tyra Karn. Scusa, ci siamo già incontrati? Perdere l'unione con la luce mi ha disorientata. E così so che sei in cerca del frammento del viaggiatore. Anch'io ho sognato di cercarlo. Con le sue punte spezzate, come una ferita inguaribile. Ma non mi fido ad avvicinarmi. Come noi, il frammento non sa più cos'è la luce. Da quando il viaggiatore se n'è liberato durante il crollo. Per secoli ha corrotto tutto ciò che lo circonda. E ora giace in un luogo di morte. Se vuoi andare, ricordati che noi guardiani non siamo più immortali. Thank you.
Ti serve qualcosa? Wow! Quanta civiltà! Ho vissuto anni fuori dalla città e non sono più abituata a tanta gente. E dunque, so che vuoi andare a curiosare vicino al viaggiatore. Voi guardiani avete proprio uno strano concetto di divertimento. Beh, io e lui sappiamo cosa significa fidarsi del proprio istinto, quindi non ti fermerò. Ho già abbastanza da fare. Puoi tenerti la nave? Almeno così potrai tornare in fretta. Vedi questi rifugiati? Non ne ho perso nemmeno uno. E tu non sarai il primo. Ciao, ciao. Sono pronta.